Allora, vediamo di raccontare una storia senza tempo, senza spazi, senza date, senza riferimenti alcuni temporali, di luoghi, di spazi, di nulla. L'argomento, non saprei che argomento prendere. Sì, sto guardando di là perché c'è un argomento. Vediamo un po' se ci riesco. Scusatemi un attimo. Allora, l'argomento c'è. Sapete già la mia passione per gli orecchini, giusto? Questo è assodato. Orecchini, anelli, eccetera, eccetera. Ho fatto vedere le mie collezioni, tutto quello che ci può essere sul mercato, vediamo se è sul mercato della mia casa, la mia passione, eccetera, eccetera. Ma non è una passione fine a se stessa, cioè non è che gli orecchini lì, scusate, fumo, gli orecchini li abbia solo comprati nella mia vita, ma c'è stato un periodo che gli orecchini li ho fatti, come tutti. La mia fortuna che nacque per passione, fare questi orecchini, per una passione mia personale, e poi è diventato, almeno per un anno e mezzo, due, un discorso che forse stava diventando una cosa più grande di quella che doveva essere. Ogni tanto io metto a posto delle cose in ufficio, a casa, eccetera, eccetera. Metto a posto perché accumulo tanta di quella roba, tanta roba portata dall'Italia, tanta roba così e allora è facile cadere nelle cose del passato. E fra le cose del passato, inforco gli occhiali. Ho trovato un album e quest'album si riferisce a quando facevo orecchini. Questi orecchini erano pezzi unici che facevo per me, perché mi piacevano tanto, ma a un certo punto sono stati orecchini che sono stati usati anche in sfilate, in un periodo di quegli anni che andavano di moda orecchini molto, molto importanti, molto, molto appariscenti, e si sa che poi nelle sfilate di moda questi orecchini vabbè, gli orecchini nella sfilata di moda diventano quelle cose che metti nelle sfilate proprio per attrarre orecchini o accessori vari, sono sempre un po' esagerate, non sono fuori un po' da prêt-à-porter, però fanno parte un po' della scena, no? Delle cose immettibili. E allora ho trovato quest'album c'è il mio nome. Ovviamente poi sotto c'è l'indirizzo, ma insomma, cosa. E cosa successe? Che un mio amico mi fece la cortesia una volta proprio per presentarmi ai miei potenziali acquirenti o clienti, eccetera, per avere un ricordo di questa cosa. Ingaggiò due ragazze per indossare i miei orecchini. Adesso io provo a farvi vedere le foto che fece in quell'occasione. Allora, oddio, la luce non è, sarà delle migliori. Comunque, questa
è la mia prima modella, non so come fare, vabbè, proveremo. La mia seconda. I walk alone, I'm light and proud, I do my own. No crowd around, I stir up my own deuces. When I feel the first, but I've been watching you, watching you. You seemed out of reach, a hook for my mind. I've been craving your lips and your body with mine. When we touched, it was going through heaven and hell, but I'm back on the ground. I gotta get you out of my bed first thing in the morning. Gotta get you out of my head. I'm sure this ain't my story, 'cause I'm addicted to thrill, and you sure can respond. But I can bet you're gonna try and tie me down. I can't let you do it, no baby. My mama says you'll end up alone. A woman can't only count on her own. I gotta find someone stronger who can tame your heart and let him take control and let him be the man. Oh, oh, no. I gotta get you out of my bed. But I can bet you're gonna try and tie me down. I can't let you do it. I gotta get you out of my bed first thing in the morning. I know you're gonna start to make plans, and that is quite alarming. You're sweet as honey pie, but that has no appeal. It's a tempting flavor that can turn a sour. Sono fatti da me, cioè sono fatti da me, e tanto per dimostrare che sono fatti da me, questa sono io, l'artista che faceva le cose all'epoca, e indosso un paio d'orecchini. Voglio indossare i miei occhiali da vista, perché doveva essere una cosa molto professional. Sono un artista molto, come dire, seria. Con questo sguardo così divertente. E niente, combinazione, tengo dentro una foto dei miei fratelli quando erano piccoli. Non c'entra niente con i miei orecchini, ma io sono i due fratelli più grandi. Questo qui sembra una femminuccia, ma in fondo è un maschietto. E questo ha dei bellissimi occhi verdi, e il mio fratello più grande. Vabbè. Ecco, ho trovato un argomento per questo video. Come sempre, siccome di storie da raccontare ce ne ho tante, a bizzeffe, e allora ogni tanto, vabbè, qualche cosa si può fare. Quindi li faccio, e poi man mano, così faccio la scorta dei video per quando non ho
altro da fare. Potrei andare a prendere gli orecchini, che ho ancora per farveli vedere, però boh, vabbè, magari poi li riprendo un'altra volta e magari lo collego a questo video. Quindi buona vita, shanti shanti, e buoni orecchini a tutti. Fate, create, appendetevi corde, scatole della Simmental, appendetevi tutto quello che avete in casa, bottoni, pietre, pezzi, avanzi, tutto quello che volete. Date spazio alla vostra creatività, sarete unici. Guardando la porta, che significa guardare voi, vi saluto.